Tra pochissimo, benvenuti a tavola, l'ultimo giorno di questa settimana in compagnia con Roberto, che parlerà di... Nascondino. Tra poco. Buona visione da... Guardate che meraviglia, casunziei, ravioli, tortelloni, pastificio Feltrino Casalingo, a Feltre in Piazzale Parmeggiani 17, i buoni sapori di un tempo. Confezioniamo cesti natalizi per ogni esigenza. Ci chiamiamo Belluno Odontoiatrica. Siamo specializzati in implantologia immediata, in ortodonzia fissa e mobile, nello sbiancamento dei denti, nella prevenzione della carie nei bambini. Belluno Odontoiatrica, in via Vittorio Veneto a Belluno. Ogni mattina apriamo i nostri negozi, consapevoli e orgogliosi di offrirvi le migliori carni provenienti dagli allevamenti bellunesi. Roldo, i negozi di casa, a Bribano di Sedico e a Miss di Sospirolo. Benvenuti a tavola, benvenuti da Arredomania, a Bribano di Sedico, arredi, progettazione, oggettistica, complementi e anche con lo chef Roberto Villa Clizia, chef e titolare. Voi non ci crederete, ma è bravissimo, oltre a simpatico. Oggi che cosa prepariamo? Oggi Giorgia facciamo i gamberi in tempura, ecco, con la maionese e l'avocado. Quindi oggi un omaggio allo... Avocado, notaio, avocado, notaio, notaio. Notaio, ingredienti. Avocado. Gamberi, avocado, farina tempura, curry, olio di semi, sale, pepe e olio extravergine d'oliva. Tentiamo di cominciare la ricetta. Partiamo con la maionese e l'avocado, prendiamo l'avocado, lo peliamo, togliamo l'ossone centrale e lo mettiamo a frullare insieme a dell'olio extravergine d'oliva, sale, pepe e un goccio d'acqua. Prepariamo la tempura unendo dell'acqua fredda alla farina fino ad ottenere una consistenza cremosa. Puliamo i gamberi. Li infariniamo, li passiamo nella tempura. A questo punto fase finale della preparazione del piatto, ovvero la frittura, che non sì. È una frittura ma è una... Tempura. Bravissimo, e che differenza c'è? Dillo te, no? Visto che me lo domandi, dai. Giorgia. Che si fa con la farina di tempura e... veloce. Allora, mentre tu fai... No dai, diciamo così, una frittura rimane molto più leggera perché comunque la farina di tempura assorbe anche meno olio, via dicendo. L'importante comunque, vi ricordo, olio sempre bello caldo, ok? Quindi perfetto. Noi adesso andiamo a fare una forbice col gambero. Va bene, cioè, mentre tu prepari. Io invece ricordo a tutti i nostri telespettatori che da Arredomania ci sono tante occasioni per fare un bel regalo, come queste meravigliose tovagliette che abbiamo detto sono antiscivolo, possono essere lavate anche in lavastoviglie, hanno delle lavorazioni molto particolari ed una resistenza davvero ottimale per appoggiare sopra qualsiasi cosa vogliate. Poi ovviamente le bacchettine, perché oggi nuovamente tributiamo l'Oriente. Wow! Hai visto i bei gamberi? Ho visto! Andiamo a mettere i nostri gamberi un po' in impennata, se stanno su, eccoci qua. La nostra maionese all'avocado. Eccoci qua. Andiamo. Riprendiamo il curry. Un po' di curry, ecco là. E... Benvenuti in Cina. Io lo sposto qua e ce la faccio senza rovinarti la composizione. Guarda che meraviglia, dillo. Cosa? E noi ci rivediamo puntuali domani con l'azienda agricola Biasiotto, domenica per il riepilogo e lunedì nuovamente Roberto. Arrivederci da...